amici ed amiche, un caro saluto a tutti e benvenuti a questo nostro nuovo appuntamento con la serie House Flipper. Come sempre ringrazio i moderatori, le moderatrici, gli amici, le amiche del canale, i sostenitori e tutti voi, naturalmente, che vi iscrivete ai miei canali social. Se non l'avete ancora fatto, come sempre vi ricordo che nella descrizione del video trovate tutti i link. Oltre, naturalmente, come sempre, troverete il link per acquistare il vero cibo biologico dai piani bio. Andiamo avanti, facciamo un bel applauso a tutti voi, naturalmente, che state contribuendo al successo di questo canale. Naturalmente a voi va un grazie di cuore. Thank you so much. Allora, mi sa che abbiamo sbagliato il salvataggio. Ok, perfetto, approfitto per salutare e portarvi i saluti di Aleasso Official, che come sempre vi invito ad iscrivervi al suo canale YouTube, ma anche per gli amici di Twitch e anche degli altri social. Cercate Aleasso Official e naturalmente quando gli andrete ad iscrivervi nel suo canale, mi raccomando, portategli i miei saluti. Allora, vediamo un poco. Andiamo con la missione di Natale. Il Natale sta arrivando ed è un problema. I miei genitori sono partiti per un viaggio di lavoro circa un mese fa, lasciando la casa tutta per me. Ma stanno tornando per le vacanze di Natale. Ah, quindi mo s'anna a parà la situazione. A casa ci sono ancora tracce dell'ultima festa e anche delle precedenti. Sai, mia madre ha una visione idealistica del Natale, dove tutta la casa e tutte le finestre brillano, che devono essere pulite, e ci sono decorazioni festive ovunque. Non riuscirò a sistemare tutto da sola. Aiutami, Arnie Bell, tutto da solo, bravo Arnie. E Amus. Oh via, saluto anche Morino naturalmente e tutti coloro che verranno a farsi una capatina e non durante le live. Prendiamo, ecco qua. Ah, questa non me la ricordavo. Lavavetri zio Tab. Mamma mia, che macello, aiuto. Oh, ma qua c'è una luce che manca? No, dici, spegni la luce. Ah, perché qua manca proprio. Beh, i residui di festa. Accendiamo un po' delle visure. Così ci tiene un po' compagnia nel frattempo che ripuliamo il macellozzo che hanno combinato. Lasciamo questo, eh? Nel frattempo ci andiamo a sistemare la situazione.
Ovviamente vi ricordo che quando iniziate le partite per poter sbloccare, dico sbloccare nel vero senso della parola, quindi null'altro che ciò che potete sbloccare in questo gioco sono le varie abilità, fra cui anche le attrezzature per il giardino. Quindi ribadisco il concetto: tutto ciò che potete sbloccare va in base alle abilità acquisite. Tutto quello che vedete nell'ambito del gioco, che sia una macchina che potete muovere, che sia un accendino, qualsiasi cosa, non è sbloccato nulla, non è corretto. Quindi ciò che si sblocca ovviamente si sblocca con i punti di esperienza. Quindi, come sempre, vi suggerisco quando iniziate una missione di controllare il giardino e poi dopo entrare in casa e fare tutti i lavori. Messa la musichetta di Natale. E naturalmente nell'attesa che poi esca la versione nuova di House Flipper, noi ovviamente andiamo avanti con questa serie che ormai siamo credo alla quarta barra quinta edizione. Naturalmente vedremo un pochettino appena uscirà. Appena uscirà la nuova versione, se riusciremo ad ottenere la chiave. Allora, qui mi sembra tutto pulito, no? Mi dà un po' di zuzzammaria qua. Ok. And so, hi everyone, welcome to this video. Thank you so much. To the followers, thank you so much to my moderators, friends, and followers of my social media channels. And don't forget to visit the link in the video description if you want to test the original biological food by Ipianibio. And you can find a few links. A link where you can visit my social media channels, and if you want to letting me growing up, follow them. Thank you so much, everyone. Però io quasi quasi una scoccadella di mani la farei. Thank you so much. Bocca parola, ce ne andiamo avanti. Allora, qui vicino al termosifone. Ok, queste sono pulite. The first thing that I will do now is cleaning first, and then I will go on doing the other jobs. Oh, sporco pure sui cigni. La faccia del bicarbonato di sodio, come direbbe il grande Totò. E tu? Allora, sì, regoliamo di nuovo il microfono. Ecco qua. Ok, siamo proprio al limite, perfetto. Ripristinato. Naturalmente saluto anche la nostra Gaia, Case. Saluto anche la nostra guerriera underscore GG. Mi raccomando, andatela a seguire. Allora, mi sono accorto che per errore ho messo un'altra cosa. Rimettiamo la categoria corretta.
Infatti. Vabbè, nel frattempo andiamo avanti perché ho visto che la rotellina gira qui. Ecco qua, abbiamo ripristinato tutti i parametri corretti. Perfetto, andiamo avanti. Allora, ah, queste sono le piume. Questa ha fatto tricchellare là. Accendi, accendi. Switch on. Allora, tutto. Allora qua sta, mi dice che sta ancora un po' su San Maria. The darkness, where is the darkness? Mi dice che sta qualcosa da qualche parte qua. Ok. Ah, eccola la bottiglia. Ok, allora mi sembra di aver fatto tutto pulito. Pulisci la sporca 99. Ah, ce ne sta ancora un altro poco. Ho lasciato le tracce. Ok, allora mi sembra di aver. Iniziamo con l'acquisto della situazione qui. Quindi iniziamo a vedere quello che ci serve. Dunque, ci serve la ghirlanda di Natale. Vediamo, apriamo il tablet. Allora, vediamo la ghirlanda, ghirlanda vischio, ghirlanda di Natale. Eccola qua. Allora, vediamo un po'. Erboso mi garba. Verde non si nota un granché. Ah, verde sì, però contrasta poco. Bianco no. Questo, ok, andiamo con le sfere. Mettiamo una dorata. Il fiocco lo lasciamo rosso. Prima di venire in live, ovviamente. Hanno rilasciato un altro aggiornamento su House Flipper, quindi vedremo nel corso di queste live, andremo a scoprire quelle che sono le novità degli aggiornamenti. Decorazioni dorate. Sì, va, direi di lasciare così. Allora, questo lo mettiamo. Allora, uno lo mettiamo. Mettiamo qui. Lo mettiamo qui. Poi albero di Natale. Prendiamo uno piccolo, altrimenti non ci va. Allora, non mettiamolo vicino al camino perché il camino è un po' particolare ed è pericoloso. Ed è anche infiammabile la cosa. Allora, la corona la mettiamo. Rosso mi piace, mettiamolo nevoso. Nevoso, nevoso, quasi quasi lo mettere qua. Ecco qua. Saluto anche l'amico Cirillo 1976. Oltre naturalmente al mitico Fernbus che anche lui porta House Flipper. E vi invito naturalmente a visitare il suo canale, mi raccomando, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Ghirlanda luminosa sospesa, un'altra ancora, la mettiamo qua. Poi
Regalo medio. Allora, regalo medio, eh beh sì, li mettiamo tutti sotto l'albero house. Sotto l'albero. Sembra tutto accendersi come con le luci di Natale che colorano quello che attraversano. Vai, vai, che ci mettiamo tutti i panettoni. Ghirlanda sospesa. Ah, altre tre. Va bene, allora, vediamo un po'. Una l'abbiamo messa là. No, qua mettiamone qualcuna pure nel corridoio qua, perché qua, mamma mia. Ora che ci penso. Un'ultima ghirlanda, dove la mettiamo? La mettiamo qui. Poi, stella di Natale. Prendiamo le piccoline, allora colore no, prendiamo rosso, vaso, dorato, beige, beige, stacchio beige. Allora, lo mettiamo qui. Uno, lo mettiamo, se ci entra, sul tavolo qui. E un altro lo mettiamo qui sopra. Ovvia. Schiaccianoci, ah, me lo ricordavo diverso lo schiaccianoci. Allora, lo schiaccianoci lo mettiamo sul camino, eh? No, sta davanti al televisore. Palla di Natale, mi dissocio. Hashtag mi dissocio. Peccato che non si accende, però. Rischio. Torna il rischio in ogni casa. Rendere ogni cosa. Ui, carissima guerriera, ragazzuoli, eccola. Abbiamo parlato della nostra guerriera. Parliamo, parliamo. E ci sbuca dalla nostra guerriera. Guaiù, forza, andate a seguire. Carissima, buon inizio settimana. Anche se comunque siamo in fine settimana, quindi ben ritrovata. Come sempre salutiamo anche la mitica Jenny. Chissà se ci ascolta. Ovviamente, amici di YouTube, vi invito a passare anche nel canale YouTube della nostra guerriera. Vi invito assolutamente, vivamente, ad iscrivervi. Lei è campionessa di Fortnite, quindi se siete particolarmente attratti da Fortnite, ragazzuoli, dovete assolutamente iscrivervi al suo canale. Mi raccomando, fate i bravi. E quando vi iscrivete, naturalmente, mandatele i saluti da parte mia. O meglio, leggete se è possibile fare il nome di altri streamer nei gruppi. Quindi prestate attenzione, se non è possibile, non scrivete nulla. Magari cercateli piuttosto i loro canali YouTube che sotto i loro contributi, ecco, potete anche magari scrivere che insomma lo Ziotab vi ha consigliato il loro canale house. Ragazzi, quindi iscrivetevi subito subito. Allora, cara guerriera, qua siamo in feste in natalizie qua. Stiamo facendo questa missione un po' fuori tempo, anzi fuori proprio fuori stagione. E mentre qui in questo momento è giù, piove. Oh, da quanto tempo non montavo un paio di tende. Da quando abbiamo iniziato la serie. Oh, salutala da parte mia, purtroppo non sempre la riesco a beccare, quindi però c'ho sempre il pensiero, eh. Quando posso, ovviamente, vi saluto. State sempre nei miei pensieri, infatti. Sempre
siete un po' tutti quanti voi, amici ed amiche. Allora, fammi vedere un attimo una cosa qua. Ok. Mi raccomando, tanti bei GG per la nostra guerriera, mi raccomando, perché la nostra guerriera merita. Merita tanto, tanto, tanto. Mi raccomando, e tu sei tu. Mamma mia, stata un bastana. Allora, luci lunghe sospese, big star. Rosse ovviamente. Le mettiamo sui bordi del letto, una qui e un'altra qui. Quindi mo spegniamo la luce. Luce. Accendi la luce, ecco qua. Poi corona d'avvento, dove la mettiamo? Sempre dorata. Fiocco rosso, rigorosamente lo metterei in gabuliette, come si dice a Napoli. Luci sospese, questa è bellina, guarda, ti faccio vedere, questa è bellina. Allora, aspetta, la fammi vedere un attimo una cosa. Il colore deve essere rosso. No, facciamo dorato, facciamo giallo dorato qua. Giallo, così contrastiamo un poco il rosso relativo. Accendi. Sono un pochettino, c'hanno lo sfumino qua. Allora, abbiamo messo 1, 2, ne mettiamo. Faccia la miseria, non so se hai sentito il trono, il tuono. 3 e 4. Questa è fatta. Ok, allora qua mi pare, se non ricordo male, pure in bagno? No. Ah, la stanza da letto qua. Ecco qua, c'è pure il pallone. O pallone. Compra l'oggetto, fiocchi di neve. Sta grandinando. Sta grandinando. Qua la mettiamo. Rossa. Salutiamo tutte quelle che si chiamano Rosa, Rossella, Rosetta, Rosellina. Andiamo un altro qua. Oh, abbiamo concluso, vai. Perfetto. È qui. Ah, si sente. C'è il microfono qua che tira tutto. Tutti i suoni ambientali. Ma chiudiamo un po' la finestra così. Si sente di meglio. E sta grandinando. Bello forte forte. Allora. Andiamo avanti. Vediamo un'altra missione, vediamo se c'è qualche altra cosa. Festa colorata. Hola! La nostra famiglia numerosa andrà presto nella vecchia casa di famiglia per festeggiare insieme. Purtroppo l'abbiamo un po' trascurata. L'abbiamo trascurata un po'. E non è nelle migliori condizioni. Puoi aiutarci a rimetterla in ordine? Poi mi invitate a ballare? Perché non c'è molto tempo a disposizione. Avremo anche bisogno di aiuto con le decorazioni. Ah, ecco. Dopotutto questa è un'occasione festosa. Besos. XX Aida Gonzalez. Babuelos Aida Gonzalez. Veamos a Faros e Lavorietos. Ah, ok, tutto chiaro. Sta grandinando, voglio.
arrivo subito. Rieccoci qua, scusate, si è sentito anche il clic clic e l'aria là della puerta. Allora andiamo avanti. Sta facendo il patapata dell'acqua qui, come si dice a Napoli. Grandina. Allora, dunque, prima cosa, ovviamente, dobbiamo ripulire il giardino. Perché, come detto all'inizio, ciò che sbloccherete durante il gioco non saranno gli accessori che troverete nei gameplay, ma saranno solo ed esclusivamente martello, pala, le attrezzature per il giardino, quindi il trimmer, il tosaerba spinta, solo queste cose qui, l'ascia e basta. Le altre cose non saranno, non sono oggetti sbloccati nel gioco, perché anche perché questo gioco non vi fa sbloccare altro. E comunque ci vogliono un po' di roselline qua. Peccato che non possiamo ancora acquistare le case, ma poi prossimamente tutte le case nelle quali voi farete diversi contratti, poi ovviamente man mano le potrete acquistare nel corso dello svolgimento del gioco. Allora controlliamo se abbiamo quello per bene. Ci sta ancora una pianta selvatica, ecco qua le ortiche. Hoppla. Allora qua mi pare che abbiamo pulito, no, ci è sfuggito questa situazione qua. Don't forget to check every time the garden first, and then you can go inside the house. You will unlock some special item here, and some special furnitures, and so don't forget to check every time the garden before entering. Oh, questa, lasciate il cuscino qua. Ma che macello, ma che macello. Ah, ma questo forse si deve sedere qua. Va bene, mettiamolo qui, va. Ovviamente per gli amici streamer, anche voi big, come sempre vi ricordo, se avete bisogno chiedete e sarò ben lieto di aiutarvi in maniera anonima, ovviamente senza fare come magari farebbero altri, che andrebbero a eccetera eccetera. La nostra guerriera mi sa che ci ha lasciato. Guerriera, dove sei? Si è nascosta, guerriera. Oh, ma qua, qui qui, un momento, tu qua ci devi andare. Ma questa, la munizia sta, facciamo così, spostiamo un attimo questo. Allora aspetta, ma qua rimuovi i rifiuti, ok, vabbè,
questo è il rifiuto, ok. Allora, mettiamolo a posto. Ecco qua. Sono ribelle quelle di Cesterna. Eh sì. Ma non so se ci sei ancora. Vuol dire, i temporali estivi, questi qui sono i più pericolosi, sono quelli che fanno più danni. Il caldo ormai c'è, cioè, fortunatamente la stagione estiva è arrivata. Ma sta missione lo sapete che non me la ricordo. Questa mi sa che fa parte proprio di qualche aggiornamento. Questa è male, non l'ho mai fatta. Mai fatta sta missione. Mai fatta. Quindi questa fa parte proprio di quell'aggiornamento che proprio pochi minuti prima di venire in live ho dovuto fare. Caspiterina, bellina sta cosa. Qua c'è anche uno spartito su questo tavolo. Una partitura. Premi per gettare. Che peccato, sono tutte cose antiche. Un altro spartito. Sì, questa missione è mai fatta. Confermo, ragazzi. Insieme a voi sto scoprendo questo nuovo aggiornamento di House Flipper. Vi ricordo che comunque questo gioco è datato 2018, quindi nonostante tutto c'è da fare un plauso agli sviluppatori. Perché dovete sapere che nonostante sia uscita una versione più aggiornata, continuano gli sviluppatori a mantenere vivo questa cosa. E ci vuole veramente, veramente bisogna fare una bella scoccatella di mani agli sviluppatori. Veramente ci vuole. Allora, continuiamo. Qua abbiamo fatto. Vendi l'oggetto, tappeto. No. Tappeto. Ok, vediamo qual è. Vendi tappeto. Ok, mobile d'angolo per TV. TV. Ma qua mi sa che dobbiamo vendere tutto. Vendi oggetto, poltrona classica, questa mi sa di no. Attenzione a non vendere le finestre perché poi spariscono. Lampada da soffitto, linea, vendi l'oggetto. Ah, ancora questi. Yeah. Grazie. Gaspari, buon pomeriggio a te, bentornato nel canale, grazie mille. Allora, vediamo un attimo una cosa, devo aspettare ancora un po'. Allora, nel frattempo dobbiamo vendere le lampade house, the lamp, the bulbs. Poi vendi l'oggetto Cedrus Rambus, che è questo. Modifica le pareti. Ok. Ok, quindi qua dobbiamo iniziare a fare la situazione. Ah, non ti preoccupare, mi fa piacere che ti sei rilassato. Allora, vediamo un po', Gaspari, fammi sapere se senti il sound alert. Oh, alla faccia del bicarbonato di sodio. Fammi sapere se si è sentito gentilmente, perché c
Credo e spero di aver risolto il problema. Allora, qua ci sta qualcosa in mezzo alla casa, qua che... Ah, la lampadina qua bisogna vendere. E infatti. Ok, perfetto. Allora c'è stato un problema tecnico. Grazie ancora comunque per avermi detto che non si sentiva. Che qua purtroppo ci sono alcune impostazioni che... su OBS che io le sento in cuffia, ma magari non ho messo il parametro per farle ascoltare in live, quindi allora qua modifica le pareti, qua penso le luci, luci 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 tabule. Ok, allora mettiamone una qua e una qua, vediamo un po' se l'abbiamo posizionata bene. Qua ci mancano pure gli interruttori, fra le altre cose. No, qua ci mi sa che si è rotto il fusibile da qualche parte. Mamma mia, che macello. E il fusibile? Aspetta. Ah, funziona, ok. Dicevo io, com'è possibile? Qui manca l'interruttore? Penso proprio di sì. Allora, vediamo qua che ci vuole, che dobbiamo limitarci a acquistare quello che vuole. Quindi vediamo un attimo. Allora, vendi frigo. Ok, quindi frigo deve essere venduto. Iniziamo a pulire le finestre. Mi sono scordato ieri sera cosa ho portato. Che cosa ho portato? Ah sì, PC building. PC building. PC building. Grazie comunque, ovviamente. A tutti voi che passate. E approfitto anche per salutare e ringraziare tutti i canali Twitch che in questo momento mi stanno ospitando, ma saluto e ringrazio anche tutti i canali Telegram che annunciano le mie live, ma naturalmente, ovviamente, saluto anche e ringrazio tutti coloro che non diciamo che con il pensiero vorrebbero fare, ma non hanno attuato questa cosa. Sempre massimo rispetto. E noi qui laviamo i vetri con il super. Ecco, adesso abbiamo sbloccato qualcosa. Vediamo un po'. Allora, pulizie del 50%. Sì, adesso abbiamo sbloccato delle cose, non oggetti strani che fanno parte delle missioni. Allora, dipingi vaniglia chiara, dipingi con color biscotto leggero, metti piastrelle da ceramica, marrone classico. Ok, iniziamo. Ah, sta qua. Ok, iniziamo con le piastrelle allora. Piastrelle marrone, dove stanno? Mettiamo prima il frigorifero. Oh, ci stanno pure i gattini che piacciono alla nostra mitica Eliza, che saluto naturalmente. Comandi, signora. Signorina Eliza, tus, tus. Grigio chiaro, grigio scuro, vediamo un po', quale assomiglia più. Prendiamo questo qua. Ci entriamo qua. Qua giusto giusto ci entriamo. Poi ci facciamo anche la missione notturna. Allora, un momento. Andiamo di qua. Allora, ecco qua. Allora, biscotto leggero. E vaniglia. Biscotto e vaniglia. Cioccolato. Tutto, tutto, ta, ta, ta. Diciamo così, abbondiamo sempre, perché non si può mai sapere. Allora, uno. Questo è biscotto leggero, ok, quindi questo qui, vaniglia.
Allora, però non ho capito una cosa. Qua compra l'oggetto, pensile. Ok, quindi non bisogna dipingere di qua. Allora, qui non dobbiamo dipingere nulla, abbiamo detto. Oh, capparocero. Ogni tanto dobbiamo fare manovre un po' strane. Ecco qua, allora. Quindi iniziamo a dipingere di qua. Allora, mo come dobbiamo fare? Allora, il biscotto facciamo metà e metà, ci proviamo. Allora, vaniglia mi sembra più, questo qua mi sembra più bellino. Quindi questo io direi di farci la parete qua, dove la luce del sole impatta. E poi un'altra parte la facciamo dell'altro colore biscotto. Dov'è finita la nostra guerriera? Uè, guerriera, dove sei? Ci ha abbandonato, guerriera. Si vede che probabilmente starà andando anche lei in Lives. Allora, che punto stiamo? Ok. Sì, ragazzi. Hanno cambiato 50 blocchi, dobbiamo dipingere. Ok, quindi io direi di iniziare, beh, ovviamente da qua. Biscotto e vaniglia comunque. È molto il gusto un po' estivo, tipico dei gelati, no? Quelli lì biscottosi, a biscuiti, allo biscottino e cioccolato. Effettivamente, mi sta garbando. Mi garba il biscottino qui. Un biscotto. Non me la dipinto quel blocco là. 36, 37, no, 39. Ah, abbiamo anche il numero. Oh, vedete ragazzi, adesso con il nuovo aggiornamento non abbiamo nemmeno più bisogno di impazzire per capire quanti blocchi dobbiamo ancora dipingere. Non c'è più la percentuale, ma ci sono tutti i blocchi da dipingere. Finalmente. Questo fa parte, a quanto pare, dell'aggiornamento che è stato rilasciato proprio oggi. Dipingi colore vaniglia. Ah, magari blocco di là, ok. Vaniglia? No, non è questo. Questo è biscotto. Ok, noi ovviamente però per questioni di estetica completiamo il lavoro, ecco qua. Allora, metti piastrelle da ceramica, ok, questi li possiamo togliere, fammi controllare se era qualche... infatti proprio là non ho fatto. Mi raccomando, quando lasciate il canale, se fate un saluto, mi fa sempre piacere, non vi preoccupate. L'importante è che almeno mi salutate. Allora, piastrelle da ceramica. Piastrelle da ceramica. Marrone classico, qua. Allora. Pensile ad angolo, ok, quindi facciamo così, ci possiamo un attimo questi di qua,
come si ruota questo? Ecco qua. Ah, lo mettiamo. La so che ha un colore diverso, però. Allora, aspetta, però. Vediamo. Pensile sinistro. Aspetta, aspetta. Allora, pensile sinistro. Questo si appende sinistro, quindi significa che questo. Beh, questo si mette qua. Ecco qua. Il pensile stretto potrei metterlo anche qua. Ecco qua. Poi. Pensile stretto. Un po' bicolore, non ho capito perché. Poi pensile stretto, scusa, l'ho preso. Tagliere per il pane, per il pane, i cutietto, pare che si dice così in. Aspetta, adesso quello non mi piace. Non mi piace. Se c'è. Ah, solo questo va bene, è classico. Mettiamo il bollitore sul fuoco. Contenitore per il pane. Ah! Lupane, ecco qua. Lupane. Lo mettiamo. Ma questo si appoggia. Ah, questo si appoggia, ok. Vicino ai coltelli, ovviamente. E il tagliere lo mettiamo vicino al portapane. Poi che ci sta? Questo essiccature. E questo ci va qua sotto. Ah, questo si mette sopra il mobiletto, perfetto. Allora ci siamo salvati. No, però qua non va bene. Aspetta, questo me lo metto più alto. Rotola. Ruota. Ecco qua. Che altro ci manca? Ancora un altro. Vabbè. Questo lo mettiamo di qua. Ecco qua. Oh, ne erano due. Poi, coltello da cucina. Coltello da cucina, lo mettiamo sul tagliere, ma con la lama rivolta verso il muro. Set di casserole. Ah, questa è bella, eh? Peccato che ho. Ah, no, qua si può mettere, sì. Quanta roba c'ho? Zerbino. Un zerbino, questo lo mettiamo davanti al lavandino. Un zerbino, poi asciugamano, che è rimasto. Contenitore blaco, sugar, caffè. Ah, caffè, voglio un caffè, o caffè. Caffè padacca, il caffè che spacca. Sugar, caffè, zucchero, caffè e tè. Ecco qua. E voilà. Allora, mo cos'altro ci rimane? Asciugamano prendiamolo un poco più. Verdino? Per spezzare un po'? Asciugamano. Questo deve appendere per forza vicino al muro. Wow, questo è appena entra.
si trova sto coso. Non è proprio il massimo. Allora, poi cosa ci abbiamo? Allora, qua abbiamo completion. O qui what we have to buy. Allora, qua ci abbiamo un po' di cose da prendere. Quindi dobbiamo prendere il tavolo, il divano. Quindi la prima cosa che prendiamo è il divano. The very first thing I will buy is the sofa. This one. Divano ad angolo. Allora, vediamo un po'. No, non mi piace, non mi piace. Grigio scuro, marrone scuro non mi arba. Crema, stesso colore, no, deve spezzare un po'. Rouge, le divano rosso. Dove che lo mettiamo? Ah, lo metto qua, lo metto. Le divano rosso. Le divan. Oh, il divano ad angolo. Poi mettiamo televisore, tutte queste cose le mettiamo qua avanti. Allora, il tavolo lo mettiamo. Lo mettiamo, deve stare sempre in quest'area qua, quindi facciamo così, lo mettiamo qua, ci va, così. Quante sedie? Sedie 8, ok, quindi deve stare per forza. Tavolo da pranzo. Quante tavole da pranzo ce ne devono stare? Ah, due. Ma allora no. Proviamo a fare una cosa, però se io lo metto così. Tavolo da pranzo. Vediamo se vado di qua cosa dice. No, quindi deve stare per forza in quest'altra zona qua. Lo mettiamo, disponiamo i tavoli a L, va? Anzi a T. No, meglio a L, va? Che strana disposizione. Che strana disposizione. Oh, ecco qua. Lo spazio è quello che ci dobbiamo adattare. Poi cosa manca? Allora il TV. Vediamo se c'è qualche altro mobile. Tavolo in legno. Allora qui ci vuole uno scuro. Allora, questo andava bene, quello che era. Supporto, ovviamente. Però no, ragazzi, non mi piace la disposizione. Un mearba. Proviamo a fare una pazzia. Mettiamo così, ragazzi. Uno là e uno qua, ok. Altrimenti forse così si può fare. Vediamo un po'. Poi tavolo, allora deve essere un po' più scuro. Questo è sapele amareno, è tutta un'altra cosa. Così mettiamo così, cerchiamo di ottimizzare gli spazi. Saluto anche, oltre a salutare il nostro Gaspari,
La nostra guerriera saluto con grandissimo affetto Mister La Zappa Storta insieme a Cayman, Loré, Amorino e tutti gli amici e le amiche streamers, oltre naturalmente a salutare e ad aver salutato la nostra guerriera Gigi. Mi raccomando, andatevi ad iscrivervi anche nei canali di questi altri amici. Vi ricordo che nella descrizione del canale trovate alcuni canali consigliati, ma vi invito anche a passare naturalmente nel canale di Salvo Farmer Official, insomma, tutti gli amici, gli amici miei, amici. Allora, sedia, scaffale, colonna, vediamo un po' cosa è rimasto. Ok, quindi è tutto nel salone. È un po' risicato lo spazio, ma diciamo così. Adesso mettiamo qua. Stringiamo un po' le sedie. Se le spostano loro le sedie, come vogliono. Allora, cosa ci manca? Cosa ti manca? Cosa non hai? Scaffale. Ah, questo ci mettiamo il tele TV sopra, aspetta, mamma. Abbiamo detto Amareno. Prendiamolo piccolo perché questi gli schermi giganti qua sono veramente enormi. Accendi, ecco qua. Allora, mo mettiamo. Allora, altoparlante, scaffale, sempre Amareno, dettagli dorati, ovviamente. Questo lo metterei. No, se meglio metterlo qua. Non c'è spazio. Ecco qua. Poi, che ha fatto? Ce ne vuole un altro. Va bene. E quest'altro lo mettiamo qua. Ecco qua. No, questo non sta bene qua. Questo è troppo stretto. Ah. Spostiamo un po' il mobile qua. Non sarà particolarmente centrato, però. Allora, mettiamo sto mobile. Ecco qua. Ah. E poi ci regoliamo in base a. Ecco qua. In base a questo. Allora, più o meno dovrebbe stare a centro. Oh, ma è in sovraesposizione l'immagine. Spegniamo la luce. Luce. Ah, devo metterla. Oppala, non si salta sui tavoli. Ok, allora. Cosa ci manca? Così. Ma mettiamo questo. Allora, manca la sedia a dondolo, ok, ma manca ancora altoparlante standard orizzontale DVD, eccolo qua. Oh, ma ci è entrato giusto giusto sotto il televisore. Poi ci vuole. Questo dove lo mettiamo? Non va. No. Oh, ci è andato giusto giusto.
Forse ci rientriamo, ci mettiamo le due altoparlanti a colonne. Vediamo cos'è, telecomando. Lo appoggiamo sul tavolino qui, mettiamo le batterie, anzi le pile. Altoparlante S. Allora, sempre amareno, ovviamente, bianco, marrone scuro. Chiaro, sì. Peccato che non si possono appoggiare sugli scaffali. Peccato. I libri, giustamente. Una libreria senza libri. È come un fuoco senza calore. Ok. Ah, tre. Vabbè, allora prendiamo quest'altro. Vai. Due. Non c'è abbastanza. Ok, va bene, vabbè. Prendiamo la prima versione, un po' più stretta. Vediamo un po'. Sì, questa ci entra. Mettiamo di qua. Compra l'oggetto 46. Sedia a dondolo. Vai, iniziamo a prendere sedia a dondolo. Amareno. Always amareno. Amorino. Amareno. Si è fatto io nel frattempo. Composizione di libro, va bene. Oppala, dove me la fai mettere? Questo non ci va. Non ci va. Ah, non ho capito, ma sti scaffalature sono. Ah, ma sono asimmetriche sti scaffalature. Oh. Boh. Sembrano asimmetrici. Allora, poi serve il piatto, la chitarra. Ah, i gatti. Allora, i bicchieri. Iniziamo con i bicchieri. Esageriamo, vai. Questi sono i bicchieri di Mr. Yellow. No, il verde, verde bottiglia. Verde scuro questo. Allora, uno, due, tre. Spostiamo 9 piatti. Vabbè, uno è il piatto di portata. 9 piatti. Allora, il piatto, vediamo un po'. Rigorosamente rossi. No, aspetta. Grigio scuro non se ne parla proprio. Lilla. Visto che è ambiente natalizio, mettiamo rosso 1 2 3 4 5 6 7 8 e mettiamo il paletto di portata 9. Piattino 2. Piattino, li mettiamo uno su un tavolo e uno sull'altro. Piattino, ecco qua, sempre rossi. Mettiamo uno qua, uno al centro qua. Candela grande, aspito. Allora, la brocca la metterei rosso. Ah, questa è brocca col cioccolato, che io credevo fosse con il wino. Wino. Mettiamolo qua.
giusto a centro. Pane pande, pane pande, pane pande, pane pande. Quanti ne servono? 24, poi ci sarà la miseria. 1, 2. Mettiamone due ciascuno. Non c'è spazio, allora appoggiamo qua. 2 per 9 fanno 18. Ne avanza qualcuno. Questo lo mettiamo qua. Ah no, ci arriviamo giusto, giusto, ce la dovremo fare. Mamma mia, quante ne dobbiamo acquistare? No, abbiamo già fatto. Vabbè, abbiamo abbondato. Vediamo un attimo. Sì, pan dolce. Aiuto. Allora, pan dolce 1. Ah, se ne ha comprato tutto quello. Ma noi abbondiamo. Abbondantis abbondandum, diceva il grande Totò. Meglio abbondare che deficere. Allora, teschio, il teschio. Si può appendere? Mettiamo qua. Sulla scaffola tua. Sulla scaffale. Candela grande. Candela grande. Tipo russe. Russe, rouge. La chandelle rouge. La mettiamo giusto in mezzo, qua. Petali di rosa. Prendiamo questi qua. Allora, questo non lo mettiamo qui. E un altro, due per forza qua, ok. E l'altro i petali di rosa. Li mettiamo qua. Serve la chitarra acustica. Oh. Allora, così non mi piace. Così mi piace di più. La chitarra acoustic, la chitarra. Mettiamola qui. La chitarra. Poi on va mettere le teschio, la scusciate, scusci, scusci, scusci. Ja. Ich gehe nach Rom zu fahren. Gattine, ja, Gattine, grande Gattine. Allora, Gattine, io metterei. No, qua. Vicina, ja, io metto vicino a Tivana. Questa, ragazzi, questa fa parte dell'aggiornamento. I cacciottili li prendiamo piccolini, meglio perché. Li mettiamo a guardia della libreria qua, uno qua e un altro lo mettiamo qua su, no? Biscotto di Halloween, ah, mi c'è cosa? Ancora una tutischia. Oh mamma mia. Questo biscottino lo mettiamo qua. Biscotto di Halloween. No. Ecco qua. Muffin cremito. Oh, bella, un muffin. Allora, 1, 2, 3. Ultimo muffin e abbiamo finito. 8.
Biscotto cuore, ghirlanda gormagnò. Ah, ma questi c'erano sotto queste cose qua. Vediamo un attimo dov'è che ci abbiamo la parete vuota. E qua gliela metterei bella grossa grossa se ci entra. Vediamo l'arche. Allora, rosa, pastello, arancione, rosso. Sì, vediamo un po'. No, si mette a terra questo coso. Questa dava sti, mettiamola qua. Biscotto cuore, sole amore. Piastrelle da parere, classica 17. Che significa? 17 sono, quindi sono 10. Quindi le vediamo se riusciamo a piazzarle qua. Allora, facciamo un esperimento. Vabbè, possiamo anche abbondare, il problema non c'è perché altrimenti la parete risulterebbe sguarnita, quindi. Ah, giusto giusto. Oh. Ce ne manca un pezzo. Wow. La parete è asimmetrica. Mo' fa, ragazzi, facciamo così. Completiamo pure quest'altra parete. Altrimenti è un peccato. Ecco qua, almeno c'è più o meno c'è una certa simmetria. Ragazzi, questa è una novità. Questo fa, evidentemente fa parte del nuovo aggiornamento che è uscito oggi, 1º giugno 2023. Modifica le pareti. In che senso modifica le pareti? Dipingi con i colori biscotto. Oh cavolo, mi sa che dovevo. No, ho sbagliato. 10 blocchi manca. Ok, va bene. Biscotto leggero. Biscotto, 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 biscotto. Vabbè, così correggiamo eventuali errori. Ok. E mi fa rimanere un angolo così. Mosso le piastrelle, ma questa piastrella dove la devo mettere? Allora facciamo così. Ci prendiamo una fetta da qua. Lo so che è orribile da vedersi, ma è l'unico modo per venirne fuori da questa situazione. Metodo partenopeo. Il metodo partenopeo funziona sempre. Ok, andiamo nell'altra stanza. Permesso. Ah, qua dobbiamo ancora completare. Allora, qua mi sa che c'è da pulire. Pomeriggio carissimo, è un onore e un piacere averti qui, ragazzuoli. Naturalmente vi invito ad iscrivervi nel canale del nostro mitico Fernbus, che è un bravissimo streamer, oltre ad essere una grande persona, ad essere una persona che
contribuito anche alla crescita di questo canale. Caro Fenobus, grazie come sempre, bentornato. Torna a sta casa, aspettati. Diciamo un bel applauso al nostro mitico Fenobus che trasmette dalla meravigliosa Toscana. Naturalmente l'Italia è tutta bella, ma approfitto anche per salutare i miei amici senesi. Allora, vediamo un po'. Vendi letto, lento, lampada. Ottimo. Ottimo, vabbè che tu sei bravissimo da queste, su queste cose qua. Altro io che qua sono un dilettante. Qua nel bosco, pulisci la finestra, modifica le pareti, dipingi col color rosa. Poso i pannelli di carta colorate. Ok, pannelli di carta colorate li mettiamo subito subito. Subito proprio. Dobbiamo essere. Abbondiamo, va. Facciamo una bella parete attrezzata per il nostro mitico Fenbus, il nostro amico che adesso ha il canale che si chiama Neo Fenbus, che vi invito ad iscrivervi, mi raccomando. Non siate titubanti, voglio, ma raccomando, iscrivetevi nel canale del nostro mitico Fenobus, che vi assicuro che quando porta Bus Simulator, voglio, vi fa schiantare dalle risate, vi fa venire i crampi alla pancia tante dalle risate che vi fa fare. Quindi voglio, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ma tu sei bravo, tu lo sai portare, quindi ci sta che riesci a intrattenere pure il pubblico. Mi piace, sì, tutti i numeri che fai tu. Però sono contento per te. Qua la vedo un po' cozzuzzo a terra, non sbaglio. No, la stanza qua a fianco. Buono, buono. Allora, Rosa. Saluto anche Rosa Nera. A proposito di Rosa Nera. Ah, ma in tutto questo qua devo mettere il lampadario. Allora, dorato. Mettiamolo dorato perché non l'ho mai acquistata. Ecco qua. Ok, io poi ti vengo a dare una mano. Io invece Farming l'ho messo un po' da parte, sto riprendendo un po' la vecchia programmazione e soprattutto House Flipper, ho notato che lo stanno riportando anche altri, quindi non solo io e te, caro Fermo, ma ho notato che lo stanno riportando. Questo ovviamente, questa serie qua che sto portando adesso è vecchia, siamo insomma alla quinta, è la quinta volta che completo House Flipper, in attesa poi di vedere un House Flipper 2, perché sono curioso di vedere com'è. E proprio oggi Fern hanno rilasciato un aggiornamento, vedi se hai da aggiornare anche tu House Flipper, perché almeno così ti assicuri che non, diciamo così, se c'è una connessione non particolarmente performante, hai anche più tempo per poter per poterti preparare tutto quello che ti serve. Oh, qua lascia pure le tracce, le ombre delle tre sfere dei drago. Allora, che altro ci manca? Il letto matrimoniale Hermes.
Mettiamo qualcosa di più fantasioso, visto che ci abbiamo alle spalle quella parete con quella carta fantasia. C'è qualcosa di carta fantasia molto simile, vediamo un po'. Questi sono i copriletto qua. Questa a fiori. Teniamola a mente. Allora, questo lo vedo un po' spento. Lilla. Bianca e grigia non mi piace. Sì, vai. Grande, ma Fern, comunque se è uscito anche per te l'aggiornamento è perfetto. Questa non c'era prima. Caspiterina, voglio. Pensa che nonostante stia uscendo, sta uscendo, stavo dicendo Fern, House Flipper 2, è bello vedere come portano avanti con tutti questi aggiornamenti, gli sviluppatori non si basano più solo sulla nuova uscita, ma continuano a curare quella che era la loro prima versione del gioco. Tanto di cappello, ragazzi, veramente tanto di cappello agli sviluppatori. Allora, il commo, mettiamolo qua. Ambarapacciccicocom. Tecivette su como. Sempre solo amareno. Vece veneno in aleno. In baleno non ci sta. Fernbus, eccolo qua. Uai, che rima. La mitica rima per Fernbus. Aspetta, aspetta. Io devo mettere il jingle del canale di Fernbus. Così lo accogliamo in maniera trionfale. Vai! Fernbus, quando guidi l'autobus ti ci fa chi con chi sciarta le risate con sé fatto che tu sei Fernbus. Quindi mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi sia al canale Fernbus ma anche al canale Neo Fernbus. Mi raccomando, iscrivetevi, attivate le notifiche e ovviamente per gli amici di Twitch, quando andate nel suo canale e magari vi siete iscritti perché avete sentito questo invito, diciamo così, salutatelo da parte mia, l'amico Fernbus. Il mitico Fernbus, ragazzi. Ecco, intanto grazie a te caro Fern, il canale è cresciuto. Ma devo fare un po' qualche altra cosa pure io per il tuo nuovo canale. Anche se ho notato che comunque il tuo canale cresce in maniera perfetta, quindi sta andando alla grande. Comodaus, Comodinaus, Lampadaus. Questa mi piace. Mi arba questa qui con le rose. Rose là, rose qua. Legno amareno, ovviamente, ma giù. Rigorosamente amareno. Voilà. E Fenobus, eccolo qua. Mo manca la spicchiera e ovviamente amareno. Tutto rigorosamente amareno. Aspetta però perché no, aspetta, lasciamo così perché non l'ho fatto prima. Questa la metterei sotto la finestra, no. Però fammi vedere se sto mobiletto ci va qua sotto. Oh, no, non ci va, come l'ho detto. Tappeto, il tappeto magico di Fernbus, che sgama sempre quelli che non hanno il biglietto.
Perciò vi dico, andatevelo a guardare tutte le sue live, ma in particolar modo quando porta Bus Simulator. Vi anticipo che vi fa proprio schiantare sotto dalle risate. Ugataus. Gataus Fringuelaus. Lugataus Fringuelaus. Ok, qua mi pare che abbiamo fatto tutto. Mo' che c'è rimasto? Il bagno. Giusto? Qua abbiamo fatto. Qui abbiamo fatto pulizia del bagno. Hanno lasciato pure i detersivi qua. Questi, dico io, potevano lasciare la casa. Meno l'urto, guardate qua. Vai, vai. Uscire, uscire. Mi sa che dobbiamo. Sì, infatti. Allora, pulisci lo sporco. Mi sa che sta sotto la finestra. No. Ecco qua. Allora, rimuovi i rifiuti, ma. Forse questi rifiuti. Ah, ecco. Lampada tube. Allora, mo qua. Metti piastrelle bianche. Ma ah, questo è il pavimento. Poi che altro ci sta? Allora, vediamo un po'. Il mobiletto. Ah, aspetta. Metti piastrelle. Ah, ok. Dipingi i colori blu, reale e bianco. Vediamo se c'è qualche altra cosa. E infatti Jim, pare che strana. Lampada, ecco qua. Allora, quante ce ne vogliono? Lampada. Lampada, fuori moda. E penso che di una. Facciamo così. Vediamo. Allora, lampada. Ok, lampada fatta. Poi. Vediamo se funziona, se la luce è buona. Beh sì, dai. Poi, piastrelle le abbiamo messe. Ah, il lavandino. Allora, mettiamo. Dettagli dorati. Ma mettiamo tutto dorato. Allora, giallo canarino, sì. I dettagli questi qua. Oh, ah, ovviamente mettiamo, cambiamo un po', mettiamo qualcosa di un po' più scuro. Ecco qua. Lo dobbiamo asciugare a terra. Altrimenti ci penalizza e quindi non ci fa, non ci dice che pure da 100 100. Apri e chiudi. Ok, allora compro oggetto specchio fuori moda. Specchio fuori moda, dipingi colori blu reale. Mo' lo facciamo. Arriviamo sicuramente alla douche. Ecco qua. Allora, spegni. Switch off. Allora, cosa rimane? Scaletta a 2 gradini. Ah, questo è per i creaturi. Ok, quindi li mettiamo qui. Lo mettiamo qua. Ok. Poi. Ripiano pendente 1. Allora, questo lo mettiamo qua perché penso che ci vuole la carta igienica. Le papier igienique. Bidone della spazzatura. Eh beh sì. Ci vuole la poubelle.
La poubelle du monde. La poubelle la mettiamo ammacchiata qua, giù. Allora, piccolo armadio, questo vediamo se riusciamo a mettere qui. Oh, oh, questo mi garba. Azzurro come cielo in mare, piccoli asciugamani, ci va. Ecco ovviamente le papiche, Nick. Il quadro lo mettiamo di fronte, così quando deve fare il servizio lo fa liberamente. C'è l'ispirazione, mo serve shampoo, balsamo e dentifrice. Shampoo, balsamo e dentifrice. Shampoo. Balsamo lo mettiamo là e dentifrice lo mettiamo. Prendiamolo verde. Dentifrice lo mettiamo qui. Modici di pinci con blu reale. Allora, blu reale facciamo la parete frontale e questa la lascerei così. Allora, iniziamo a dipingere quella parete là. Allora, boh. Iniziamo a prendere la vernice e poi decidiamo e cerchiamo di capire come meglio possiamo fare sta cosa. Allora, dunque, qua la lascerei, quest'angolo qui lo lascerei così. E questi altri due angoli li dipingerei. Ok, quindi la parte chiara a confine con le piastrelle mettiamo questo grigio qua, bianco anzi. Questa mi sa che è una di quelle missioni che ci manda a manicomio. Allora, diciamo così, arriviamo all'angolo, poi facciamo blu, arrivato a questo punto proviamo a fare così, vediamo se uscita ce l'ha da buono, 57, 58, no, allora mo man mano dipingiamo dove stanno le piastrelle. Ma non è possibile però che questo. Vabbè, io ci dipingo sopra. E questo va avanti, 67. Non mi è chiaro, aspetta però. Adesso abbiamo sbloccato qualcosa che sono i punti esperienza. Vediamo cosa abbiamo sbloccato. Allora, tablet, miglioramenti. Dipingi quattro pareti contemporaneamente. Riduci il consumo di vernice, ecco qua. Allora, stiamo a 67%. E dove devo dipingere qua? Vediamo un attimo una cosa, però. Andiamo avanti. Allora,
Lo vediamo dopo. Andiamo avanti nella situazione. Nel frattempo, allora, qua ci abbiamo da pulire ancora. Ci sono spartiti qua. Il maestro Salzano a Luada Ciamano si sono fatti. Allora, qua ci sta qualcosa che, allora, vendi oggetto, quindi penso che si debba vendere tutto, tutto tranne le finestre. Vendi applic, ah, tutto questo. Allora, dipingi con i colori biscotto leggero. Vediamo cos'altro c'è da acquistare. Un letto, eventualmente. Allora, letto singolo più letto animale con lenzuola a fantasia, quindi letto singolo, letto a castello, quindi questa è la stanza dei ragazzi. Allora, letto a castello lo metterei qua. E questo lo metto qua, così almeno quando entrano c'hanno un po' di privacy. Oh, i cuoricini, bello. Lenzuolo, materasso. Croci di diamante, ok, allora se ci entra lo mettiamo qua. Aspetta, ah, c'è la scala statica, ok. Ok. Vari selvatizi quando entra, ne vabbè. Poi moquette bianca. Ok. Questo è interessante. Però fammi accendere la luce, si vede lì. Ah, ma qua manca. Manca la luce, infatti. Dorata. Allora, questo dobbiamo metterlo più o meno a centro. Sì, la luce è abbastanza omogenea. Poi, scrivania. La scrivania la mettiamo qui. Chissà che verso è. Qua così. Poi, abbiamo la sedia. Allora, sedia rosso. Scuro. Il tuo è un rosso relativo, senza macchia d'amore, ma adesso canterà dentro di te per la gran solitudine, fe, fe, fe. Armadio è un problema, perché no, mettiamo
Vediamo se ci entra qua. Oh, un po' chiuso però. Sta anche più tranquilla. Poi, gatti addormentati. Ah, questa è bellina. La Elisa sicuramente le piacerebbe questa fotografia. La mettiamo qui. Andiamo avanti. A che punto stiamo? Gatto. Gatto. Elisa, questa puntata la dedichiamo a te. La mitica Elisa, alla mitica Elisa piacciono i gatti. E il gatto lo mettiamo sulla finestra. Dipingi colore biscotto, pose pannelli di carta. 15 pannelli di carta, il resto tutto ok, quindi i 15 pannelli li metterei su questa parete qua. Facciamo vedere, costano 60, 15, questo è più che sufficiente. Non è un problema perché poi si va a correggere con la vernice, le pareti per cercare di equilibrarle, quindi poi dobbiamo vedere di là come si va a finire, perché questa mi sa che è una di quelle missioni che vanno studiate, perché non sono di quelle missioni scontate, semplici. Usa. Vale, si sta belli comodi comodi. Comodi comodi. Grazie, riposo. Allora, Orso Amadeus. Amedeo. Oh, pinguina. Peluche Bobby pinguino, vai pinguino. Ai pinguino siediscidi, sit on the bed, comodino, come stai? Ma sto comodino, non sto proprio comodo. Ha fatto la battuta, ha fatto la battuta, ci avete ragione, stendardo da muro, stendardo. Stendardo, mettiamolo qua. Stanno tutti i teschietti qua. Hanno messo, fatto una cosa strana questo aggiornamento. Bessie, questo è Bessie, mi ricordo. Mettiamo Bessie seduto. Lo facciamo sedere. La marmotta la facciamo sedere qua. Allora, poi stendardo da muro, un altro. Uno l'abbiamo messo qua, un altro lo mettiamo qua. Pila di libri. Ah, pigliamo prima la rosa bella. Questa assomiglia molto alla rosa della Bella e la Bestia. Chissà se si sono ispirati. Si accende, bello. Bellissimo questo aggiornamento, ragazzi. Pila di libri. Allora, prendiamola così perché non so come posizionarli. La pila verticale va meglio. Poi, lampada da notte. Willa, carissimo, come stai? Mitico Enrico. Com'è andata? Il mitico Enrico, ragazzi. Lasciamo un bel applauso.
Eri tu o sbaglio che dovevi fare un piccolo, una piccola operazioncina? Io mo c'ho un po' di confusione, quindi non so se eri tu. Comunque, bentornato naturalmente e grazie come sempre di esserci. Ah, perfetto. Quindi mo devi soltanto stare un bel riposo e poi fare quello che insomma ti hanno suggerito. Allora, facciamo così, ma se dovessimo ignorare la situazione, poi la portiamo avanti perché qua mi sa che c'è da sbatterci la testa. C'è ancora l'altra stanza da risistemare, quindi quest'ultima parte sarà un po' complicata, eh? Ci farà sicuramente penare. Oh, ho fatto. Però là non mi piace come è venuta. Per forza uno ce n'è uno. E allora lo metto di qua. Sì. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società Agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Grande Enrico, grazie per aver fatto suonare lo spot radiofonico dei Piani Bio. Questo però mi sta mandando a manico. Quindi ragazzi, abbiamo trovato una soluzione, cioè praticamente questo ci ha fatto mettere le piastrelle. Poi ci ha detto devi dipingere di un colore. Abbiamo dipinto di un colore fino a un certo punto, poi ci ha detto che mancava un altro colore e alla fine abbiamo rifatta tutta la tinteggiatura. Quindi, voilà, Moreno carissimo. Quindi, la soluzione è che quando vi si pone una situazione del genere, bisogna assolutamente ridipingere tutto, però qua mi mancano queste piastrelle qua perché qua sembra brutto. Ecco qua. 190. E che ci siamo dimenticati? Aspetta un momento. 90%. Tutto bene. Allora, tappeto. Ah, manca qua, mancano le cose. Quindi. Ehi, ero convinto di aver finito, invece ci manca quest'angolino qua. Allora, qua ci manca sicuramente la lampadina. E infatti. Cimabue. Cimabue, cimabue. Fai una cosa e ne sbagli due. Ehi, mo lo lasciavamo a metà. Caffè patacca è il caffè che spacca, ragazzi. Anzi, quasi quasi faccio una foto con il tablet qua. Fammi accendere la luce.
Facciamo così, oh. Wow, bellissimo. Con questa prospettiva sorridi, c'è. Ok, a posto. Ci potete mettere il click. Allora, no, non qua. Allora, miglioramenti. No, compiti. Compiti. Allora, gattino zucca. Ok, mettiamo medio, eh? Gattino zucca. Uè, è enorme. Gattina, ya. Dobbiamo stare vicina, vicina. Gattino. Deve essere qualcosa, qualche festa asiatica, mi sa. Credo, perché. Ah, si accendono pure le lampadine. Ui, azzu. Io sono il Gatthaus di Morenaus e tu ciaus e tu ciaus. Il serpino, lo serpino lo mettiamo proprio qui. Manca l'appendiabiti. Allora, pino d'oro. Falcaldaus, effettivamente aus, è un po' cacao meravigliaus, aus, fringuelaus, yes, c'ha ragione Morì, però c'ha ragione, pino d'oro, pino di nome e d'oro di cognome, ghirlanda, stendardo di colori vivaci, vai, allora vediamo se c'è ragione. Vai, vai, Moreno, metti i festoni, metti i festoni della festività, festa capatacca, la festa che poi spacca. Ghirlanda so spies, noi mettiamo i petalossi, uno qua, un altro lo mettiamo qui così, no, meglio così. Ci sta spazio. Oh. Petalaus, peta, poi facciamo viola, non se ne parla proprio, arancione, ecco qua, giallo e rosso scuro, ghirlanden, ghirlanden, io metto la cavaia e terminiamo missione 100%, nuova missione, nuova di pacca. A disposizione Moreno, puoi chiedere tranquillamente. Quindi, quando trovi una missione che ti dice che devi mettere una cosa, poi devi fare il bicolore, tu fai la prima passata per intero, metti parzialmente il secondo colore, poi prendi il primo colore, inizi a dipingere e vedrai che ovviamente alla fine ti fa dipingere tutta la parete per intero. Infatti quest'ultima missione, in maniera molto napoletana, quindi molto partenopamente, sono riuscito a trovare questa soluzione. Ovvia su, ragazzuoli, anche questo appuntamento con House Flipper è andato. Approfitto per ringraziare naturalmente tutti voi che mi siete passati a salutare. Quindi ringrazio la nostra guerriera underscore GG e si è arrivata sul fischio finale. Oh ragazzi, abbiamo fatto 2 ore quasi, sono passate velocemente e sono state in ottima compagnia. Quindi dicevo, saluto la mitica guerriera underscore GG. Ringrazio naturalmente anche Gaspari per essere passato, ringrazio anche Oliari Enrico per essere passato, Enrico ti auguro una pronta guarigione, naturalmente ti non mi scotto, ringrazio anche Moreno, oh ragazzuoli, il presidente, ah c'era anche il presidentissimo ragazzi, e ovviamente amici di Twitch. Vi invito a passare nel canale dell'amico La Zappa Storta. Iscrivetevi, mi raccomando, attivate le notifiche e ovviamente quando vi iscrivete portategli i miei saluti. Vi
Ovviamente vi invito anche a passare nel canale di Moreno, iscrivetevi, poi vi metto il link dei miei social per voi di Twitch naturalmente, ma anche per voi amici di YouTube. Come sempre, vi ricordo che nella descrizione del video trovate sia i link per seguire i miei canali social, ma anche due link in particolare. Uno che vi permetterà di acquistare questo ed altri giochi scontati fino al 70%, parliamo di giochi multipiattaforma. E naturalmente vi ricordo di visitare il sito www.ipianibio.it. Per gli amici di YouTube, naturalmente voi sapete campanellina e andate a visitare il sito. Quindi approfitto ancora una volta per ringraziare tutti quanti voi della compagnia. Ringrazio naturalmente tutti voi che siete accorsi, come sempre faccio. Ringrazio chi entra, esce e saluta, chi entra, esce e non saluta. Naturalmente, questo è un dettaglio. Ringrazio ancora la zappa storta. Mi sembra di aver detto tutto, ma faccio un attimo un saltino perché ringrazio Gaspari ovviamente ancora una volta per avermi fatto uno shoutout, quindi una presentazione in pubblico. Ringrazio i canali Telegram che sponsorizzano, quindi che fanno presente che le mie live vanno, sono in diretta. Ringrazio anche i canali che, diciamo, per questioni, altre questioni, hanno preferito denigrare. Comunque, tutto a posto. Allora, mi raccomando, visitate il sito www.ipianibio.it. E quindi, detto questo, vi ringrazio. Merci beaucoup. Thank you so much. E voglio. State buono. Grazie a tutti.